Buongiorno a tutti, benvenuti su investire.biz, un buon inizio di settimana a tutti, un saluto da Riccardo Zago. Ben ritrovati alla consueta rubrica caffè e mercati. Subito un articolo molto interessante, questo di Rossana: la Fed potrebbe deludere i mercati. Qui nella home page potete venire a leggerlo, contenuto molto interessante. Andiamo ora a scorrere il calendario eventi di investire.biz e vi ricordo che questa sera, come ogni lunedì, abbiamo il webinar del lunedì alle ore 18 e questa sera, attenzione, un nuovo ospite, quindi non perdetevi l'appuntamento di questa sera alle ore 18. Vi ricordo anche che poi giovedì abbiamo il corso completo Ichimoku Pre-Section, seconda lezione, eccoci qui, seconda lezione dalle 18 alle 20, il costo rimane sempre lo stesso fino a giovedì, poi lo alzeremo. E visto che giovedì c'è il corso, è anche giusto, allora io voglio andare ad aggiornare tutte le posizioni. Solitamente lo faccio il martedì, però lo farò anche domani, sì, però oggi voglio andare ad aggiornare le posizioni che abbiamo impostato durante le sessioni di trading con Ichimoku. Andiamo allora a vedere un titolo, ecco qui, Mediaset SPA. Siamo short ormai, lo vedete qui in alto, da 25 giorni. Ovviamente questa era un'operazione, era un trade analizzato su time frame e studiato su time frame settimanale, quindi è anche normale che duri di più. Comunque sta andando molto bene, voglio dire che ho portato lo stop in profitto in area 2.85 e ora lascio correre. Target finale 2.6. Andiamo avanti perché settimana scorsa poi siamo entrati long sul DAX. Da dove? Allora, andiamo a fare uno zoom. Comunque questa operazione la sanno anche tutti quelli che hanno partecipato al corso completo di Ichimoku, prima lezione. Siamo long da 12.320, siamo entrati tre giorni fa, quindi sì, proprio qui, giovedì 11 luglio. Oggi un bel rialzo. Attenzione, perché se il prezzo già raggiungerà i 12.480 sposterò il mio stop in pareggio. Quindi sono rialzista sul DAX, vedremo se questa è la fine di questo ritracciamento durato anche diversi giorni. Andiamo avanti perché voglio parlare di NZDUSD. Anche qui siamo entrati long giovedì, anzi no, scusate, martedì ho dato un segnale operativo, ma poi ho dato anche il segnale durante l'aggiornamento di trading con Ichimoku. Siamo long da 0.66, anzi 0.66 e 15, un aggiornamento importante, sposto lo stop in profitto in area 0.66.50 e quindi lascio correre. Il primo target, che era 0.67, è già stato preso. Bene, lasciamo correre, vediamo se quest'oggi massimi precedenti vengono rotti con forza, spero di sì, e il target finale lo abbiamo molto molto in alto, in area 0.68 e 90. Andiamo avanti, parliamo di GBPAUD. Questa ormai è un'operazione che abbiamo aperto ben 23 giorni fa e stiamo lasciando correre il tutto. Ovviamente adesso il prezzo sta testando i minimi precedenti. Insomma, attendiamo, perché se ci sarà la rottura, allora mi aspetto un ulteriore ribasso e andrò a spostare il mio stop ulteriormente in profitto, però al momento lo abbiamo qui in area 1.81. Andiamo ad aggiornare l'ultima delle operazioni che ho in portafoglio, Audi NZD. Siamo short da 1.05, qui avevamo sofferto, però adesso siamo di nuovo in profitto, anche se non di molto, vedete 38 pip. Anche questa è un'operazione aperta 10 giorni fa, quindi come vedete la mia operatività è un'operatività di breve medio, non di brevissimo, perché vedete che le operazioni comunque rimangono aperte e parecchio. Detto questo, qual è il mio primo target? Il mio primo target è 1.043.50. Ora, tutte le operazioni che ho in piattaforma, come avete visto, sono in profitto, ma ho preso anche uno stop, e voglio ricordarlo, su euro-dollaro qualche giorno fa, perché ero entrato long da 1.1280. Il prezzo poi ha rotto con forza, quindi qui mi sono preso lo stop. Adesso che sta succedendo? E quindi voglio concludere così la rubrica di quest'oggi. Beh, molta indecisione qui. Io che cosa mi aspetto? Beh, l'unica view al momento che ho è questa. Impulso, ritracciamento, e attendo quindi una possibile continuazione dell'impulso. Ovviamente i livelli più interessanti quali sono? Andiamo subito a vederli, eccoci qui. Quindi già da qui io
valuterei uno short con stop dove? Stop loss alla chiusura di prezzi al di sopra della linea Kijun o comunque al di sopra del massimo del 3 luglio 2019. Qual è questo massimo? Eccoci qui, 1.13 e 12. La sto studiando, non sono ancora sicuro di entrare, però insomma mi sembra un'occasione interessante. La vedremo questa sera al webinar del lunedì, vi ricordo ospite, nuovo ospite, e quindi non perdetevi l'appuntamento di quest'oggi. Buona giornata e buon trading a tutti.